Presso la sede di Monte Sant'Angelo dell'Università Federico II di Napoli si è tenuto l'evento Un mare senza plastica, iniziativa che rientra nell'ambito delle attività relative agli stati generali del mare organizzati dal Comune Partenopeo. Durante il convegno, oltre all'esposizione di 6 fotografie che ritraggono le sofferenze e i tesori del nostro mare, è stata presentata la task force dell'Ateneo Federiciano per la tutela del patrimonio marino. Così ai nostri microfoni Olga Mangoni, docente di ecologia dell'Università Federico II di Napoli. La task force che abbiamo presentato stamattina è la task force che lavora proprio sul mare ed è costituita da 11 dipartimenti, tra poco 12 dipartimenti dell'Ateneo. Che ruolo ha? Ha proprio il ruolo di mettere insieme, di creare sinergia tra le varie competenze dell'Ateneo Federico II, partecipare a progetti di ricerca, partecipare a progetti divulgativi, portare formazione nelle scuole e quant'altro. Il fenomeno della plastica nel mare purtroppo è presente anche nelle acque del Golfo di Napoli. Quali sono le conseguenze e i rimedi? Noi ovviamente lo dico sempre, noi non, per quanto riguarda le conseguenze possiamo fare soltanto delle previsioni in base a quelli che sono dati scientifici ovviamente. Per quanto riguarda i rimedi, penso che i rimedi vengono un po' da parte di tutti. Noi diciamo non, ovviamente non possiamo soltanto sensibilizzare l'opinione pubblica, gli studenti e fare in modo di portare formazione scientifica per affrontare problemi come questo, cioè il problema delle plastiche.